Ciao a tutti, visto che ultimamente si sta parlando molto di aborto per via della disgraziata sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, stiamo di nuovo assistendo a un fenomeno che ogni tanto, diciamo così, ricompare, cioè l'uso di Pasolini per giustificare opinioni ingiustificabili, dato che Pasolini si espresse in maniera molto controversa sull'aborto nel 1975. Le sue parole vengono usate, le troviamo insomma su siti pro vita, cattolici vari, per appunto giustificare il fatto che persino Pasolini diceva che la vita è sacra e che l'aborto è sbagliato. Ecco, mi fa abbastanza ridere che proprio, insomma, proprio queste associazioni, questi movimenti si appropriano di Pasolini, dato che sono quegli stessi movimenti che Pasolini l'avrebbero volentieri fatto a pezzi, data la sua condotta sessuale, no? O meglio il suo orientamento e quindi la sua identità. Quindi, dato che mi disturba parecchio che insomma, le parole di un intellettuale vengano travisate, e in particolare naturalmente quelle di Pasolini, sono qui per rileggere insieme a voi l'articolo che lui scrisse e approfondirlo un po' meglio. Facciamo una premessa per evitare che qualcuno mi dica: ah, tu, insomma, perché vabbè. Posso già immaginare, io naturalmente non condivido le parole di Pasolini, non le ritengo giuste, non rappresentano il mio pensiero. Vi do una notizia sconvolgente: si può amare follemente, visceralmente un autore pur non condividendo tutto quello che ha detto. Quindi quelle che adesso io commenterò non sono le mie parole, ovviamente non è il mio pensiero. Io sono naturalmente, direi che nel 2022 mi sembra anche assurdo doverlo ribadire, completamente al 100% favorevole alla libertà di abortire, anzi la estenderei anche molto, molto di più di quella che abbiamo, quindi figuriamoci. Premessa che per me è idiota, ma poi so già che mi sentirei dire: ah, tu, visto che già odi il femminismo, adesso odi anche le donne, vuoi costringerle a partorire. No, non scherziamo. Quindi queste sono le parole di Pasolini, che semplicemente voglio che vengano, vorrei adesso anche la pretesa, però che venissero comprese un po' meglio. Si tratta di un discorso, come sempre, per tutti i discorsi di Pasolini, abbastanza complesso, che si inserisce in un quadro ovviamente più ampio di una riflessione che lui ha fatto in particolare negli ultimi anni, 75, l'anno in cui poi è stato ucciso, che insomma riguarda una serie di cose, ripeto, per me non condivisibile. Si spiega soprattutto alla luce delle vicende personali di Pasolini, in parte di questo ho parlato nel video che ho fatto in occasione dell'anniversario della morte o della nascita, forse non me lo ricordo più, scusatemi. Comunque l'ultimo video che ho fatto su Pasolini, in cui parlavo dei falsi miti, insomma, attorno a lui, del fatto che appunto diverse parti politiche se ne appropriano. E anche circa l'aborto, insomma, si dicono delle scemenze. Molto di quello che Pasolini dice ha a che fare con la sua omosessualità, col suo vissuto personale, anche se a qualcuno non è piaciuto che io l'abbia detto, ma non lo dico io, lo dicono critici importanti, studiosi del pensiero pasoliniano. Quindi vediamo che cosa ha scritto. Naturalmente è vero che Pasolini si è detto contro l'aborto, che questo non è falso, non è che i pro vita se lo inventano, ma prima di tutto mi disturba il fatto che, cioè, come dire, perché Pasolini deve diventare un simbolo quando conviene a noi? Cioè, deve diventare qualcuno da ascoltare quando conviene a noi? Cioè, per metà del tempo è un pezzo di merda, uno stupratore di bambini, poi dopo diventa il vate. Quindi già sta roba mi fa girare molto i coglioni. Ma poi si trascura tutto quello che viene prima nel discorso di Pasolini, cioè perché fondamentalmente lui dell'aborto neanche ne parla. Allora, vediamo che cosa dice. Premette dicendo che fa favorevole in generale l'idea del referendum, cioè il fatto del normare qualcosa che ancora non è stato normato. Tra l'altro Pasolini è sempre stato un sostenitore del Partito Radicale, quindi in questo articolo voleva anche dialogare con il partito, anche se lui si dichiarava comunista, ma ha collaborato anche con i radicali. Dice di essere contrario alla legalizzazione dell'aborto perché la considera la legalizzazione dell'omicidio. Dice che la vita è sacra, su questo non c'è neanche da discutere, tant'è che lui non si sofferma a fare una discussione, a sviluppare delle argomentazioni su questo. Attenzione, la vita non è sacra in termini cristiani per Pasolini, cioè anche questo ho sentito dire, anche Pasolini era credente, Pasolini era cattolico. No, ragazzi, ma anche di questo ho già parlato. Non era per niente cattolico, Pasolini era un ateo, ok? Non credeva in nessuna divinità, non credeva nella trascendenza. Il concetto di sacro per Pasolini è molto più complesso, o se vogliamo anche molto più semplice, e ha a che fare proprio con la sfera dell'umano, cioè il sacro in senso antropologico, nulla di più. Per lui la vita è sacra in questo senso, ok? Giustamente una sua opinione, che naturalmente, ripeto, io non condivido, ma il punto non è condividerla, evidentemente, ma comprenderla. Fa riferimento al suo vissuto personale, questa è la frase che si sente più spesso: nei sogni e nel comportamento quotidiano, cosa comune a tutti gli uomini, io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne, so che là io ero esistente.
Ora, queste parole, anche belle se vogliamo, riguardano anche in questo caso il vissuto personale di Pasolini e il suo rapporto con la madre. Non sono un trattato scientifico, non sono niente, sono una sua sensazione personale, legittima, ma che sicuramente non può essere usata per giustificare un cazzo di niente, mi sembra ovvio, no? Dice però, mi limito a dire questo perché sull'aborto ho cose più urgenti da dire. Cioè lui da subito specifica che la questione non è l'aborto. Parla poi, vabbè, polemizza con i radicali su alcune cose, sul concetto di realpolitik, il fatto che secondo lui si soffermano, cioè osservano la questione dell'aborto in termini troppo eccessivamente pratici, senza prima fare un'adeguata riflessione teorica, che invece vuole fare lui. Dice che dal suo punto di vista la maggioranza, perché poi la questione del referendum chiaramente è diciamo, osservare e poi far rispettare il volere della maggioranza, dal suo punto di vista questa maggioranza però non può essere considerata esattamente democratica, dice si trova che la maggioranza nella sua sanità ha sempre torto, perché il suo conformismo è sempre, per propria natura, brutalmente repressivo. Anche questo si inserisce in un quadro molto ampio di una riflessione che Pasolini porta avanti da almeno 10 anni, se non di più, sì, da una decina d'anni, che riguarda proprio il conformismo della maggioranza e il fascismo della maggioranza. Anche questo poi è travisato, no? Perché poi Pasolini viene fatto diventare una specie di uomo di destra reazionario, vabbè, anche qua, perché la gente non ce la può fare, chiaramente bisogna sempre incasellare e mettere, come, così come sto sentendo, sempre a proposito dell'aborto, Oriana Fallaci fascista, anti-abortista addirittura Oriana Fallaci, vabbè, a caso, perché non sappiamo leggere i suoi libri, ma vabbè, magari parlerò anche di questo poi in seguito. Quindi ecco, già per Pasolini la questione della maggioranza risulta complessa, non perché non creda esattamente nella democrazia, ma perché osserva un fenomeno, insomma, di degenerazione di questa maggioranza, che poi è quello che lui chiama la massa, non più il popolo, che quindi non può essere considerato esattamente sano, infatti il termine sanità è usato in senso ironico, chiaramente. Dopodiché parla delle ragioni per le quali lui è contrario all'aborto e dice che appunto è necessario fare una riflessione teorica che precede la decisione da prendere riguardo proprio all'aborto in sé, e questa riflessione teorica deve riguardare il coito. Dice che il coito è naturalmente inteso come accoppiamento eterosessuale. Questa cosa è molto importante, cioè la riflessione di Pasolini sostanzialmente riguarda il sesso, ok, non riguarda l'aborto. Dice infatti, ma questa libertà del coito della coppia, così come concepita dalla maggioranza, che vuol dire una coppia etero e non una coppia diversa, questa meravigliosa permissività nei suoi riguardi, da chi è stata tacitamente voluta, tacitamente promulgata e tacitamente fatta entrare in modo ormai irreversibile nelle abitudini? Dal potere dei consumi, dal nuovo fascismo. Dal punto di vista di Pasolini, la libertà sessuale che improvvisamente si è conquistata, e dal suo punto di vista senza che ci fosse una vera conquista dietro, poi lo spiega meglio, è stata una sorta di finta concessione fatta dal potere dei consumi. Perché? Perché una coppia eterosessuale che consuma conviene sostanzialmente. Esso si è impadronito delle esigenze di libertà, diciamo così, liberali e progressiste, e facendo le sue le ha vanificate, ha cambiato la loro natura. Io credo che questa frase sia, cioè non esista persona che la possa smentire, perché è di fatto una verità, che poi si possa usare per essere contrario all'aborto, chiaramente io non lo penso, però ecco, questo perché voglio dirlo, ma perché la riflessione di Pasolini riguarda altro, e quindi è molto stupido banalizzarla dicendo semplicemente anche lui diceva che la vita è sacra e quindi l'aborto è sbagliato per questo. In realtà lui sta facendo un discorso diverso, cioè sta dicendo stiamo attenti, perché noi pensiamo di come dire, reclamare certi diritti perché è una nostra esigenza o per un percorso di progresso che stiamo compiendo, ma in realtà siamo schiavi di un potere che ci sta manovrando. Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà una convenzione, un obbligo, un dovere sociale, un'ansia sociale, una caratteristica irrinunciabile della qualità della vita del consumatore. 1975, ragazzi, guardate oggi il nostro mondo come è fatto, come viviamo il sesso, e ditemi se non è la Gesù Cristo laico quest'uomo. Bella sta pianta che mi sta pungendo, tra un po' la spacco. Insomma, la falsa liberazione del benessere ha creato una situazione altrettanto e forse più insana che quella dei tempi della povertà. Infatti, primo risultato di una libertà sessuale dal potere è una vera e propria generale nevrosi. Verissimo, c'è una nevrosi attorno al sesso. La facilità ha creato l'ossessione, perché è una facilità imposta derivante dal fatto che la tolleranza del potere riguarda unicamente l'esigenza sessuale espressa dal conformismo della maggioranza, cioè l'accoppiamento che è stato concesso non è un accoppiamento spontaneo in tutte le sue varie forme, chiaramente lui si riferisce soprattutto all'omosessualità, ma è un accoppiamento codificato che quindi, come dire, nasconde schiavitù dentro la falsa libertà. Protegge unicamente la coppia,
non solo naturalmente matrimoniale. La coppia ha finito dunque col diventare una condizione parossistica, anziché diventare segno di libertà e felicità, come era nelle speranze democratiche. Ciò li vede nella coppia etero un segno di questo dominio, insomma, del consumismo. Secondo, quindi il secondo punto dell'elenco che avevo iniziato prima, tutto ciò che sessualmente è diverso è invece ignorato e respinto, con una violenza pari solo a quella dei lager. Nessuno ricorda mai, naturalmente, che i sessualmente diversi sono finiti là dentro. È vero, a parole il nuovo potere estende la sua falsa tolleranza anche alle minoranze. Non è magari da escludere che prima o poi alla televisione se ne parli pubblicamente. Io ripeto, 1975, guardate oggi il livello di ipocrisia a cui siamo giunti. E qui è giunto proprio tra l'altro il potere consumistico che, no, proprio sulla questione della diversità ci fa un sacco di soldi, perché le borse arcobaleno, eccetera, eccetera. Si parla tanto in televisione, abbiamo avuto già da tempo persino una persona trans, no, che è diventata famosa. Apparentemente siamo tutti molto tolleranti, poi in realtà dietro c'è tanto altro, no? Quindi, come sempre, no, Pasolini molto, molto lungimirante. Vedete che il discorso non ha, cioè, l'aborto. L'aborto è un'altra cosa, non c'entra, sta parlando d'altro. Poi vabbè, parla del fatto che le elite, quindi appunto televisione, grandi intellettuali eccetera, sono falsamente tolleranti con le minoranze perché questo gratifica le loro coscienze, altra cosa ovvia, no, del perché oggi sembra che il movimento LGBT stia facendo tanti passi avanti, ma in realtà purtroppo è più che altro una cosa di facciata. Parla poi di un fenomeno antropologico di abiura. Dal suo punto di vista il popolo italiano ha abiurato la sua vera identità appunto per vendersi e quindi si è fatto, diciamo, fagocitare da questa spinta tolleranza che tolleranza non è. Quindi per riassumere, perché poi è diviso in tre punti il suo discorso, per assumere il primo punto dice dunque voi i radicali che propongono questo referendum vogliono parlare di aborto senza parlare di ciò che logicamente lo precede, e cioè il coito. Dopodiché parla poi proprio del coito, perché per lui il punto del discorso è questo, dice che il coito è politico. Ed è un obbligo sociale dal suo punto di vista, per cui bisogna considerare questo aspetto di come viene codificata, diciamo, la sessualità, naturalmente etero, rendendola uno strumento politico. Dopodiché c'è un'altra argomentazione, sicuramente la più, cioè, più debole, vabbè, anche fino anche ridicola, no? Quella della tragedia demografica, che anche qui naturalmente ha poi un altro risvolto in Pasolini, cioè lui dice quello che dicono molti, no, molti pro vita, moriremo tutti, l'uomo si estinguerà perché abortiamo, no? E ovviamente è una stupidaggine molto molto grande, tuttavia lui dice, ecco, la mette su un altro piano, cioè non dimentichiamoci che Pasolini è un poeta. Quando i poeti scrivono saggi, non sono antropologi, non sono sociologi, non sono psicologi, sono poeti e come tali vanno presi, anche questo io, insomma, vale per i saggi di Elsa Morante, per i saggi di Zanzotto, fanno sempre delle riflessioni molto interessanti, molto utili, ma sono poeti e quindi non dobbiamo, cioè prenderli, no, come se avessero un altro ruolo, d'altronde neanche pretendono di averlo. Quindi dal suo punto di vista, questo voler, diciamo, bloccare la vita, no, lui la vede come un... si sta perdendo qualcosa che un tempo ci caratterizzava non solo come italiani, ma insomma in generale, che poi per lui è, diciamo, il mondo contadino rappresentato bene per esempio nella Medea, si sta perdendo, lo stiamo in qualche modo, viene fagocitato appunto da questo finto progresso, e anche quindi il figliare, che era qualcosa di sacro, qualcosa di magico, invece diventa una cosa di cui liberarsi. È un discorso che naturalmente, se lo inseriamo in un contesto di diritti eccetera, è ridicolo, cioè non vale la pena neanche leggerlo, ma mi sembra chiaro, ma ripeto, stiamo travisando il ruolo di Pasolini, la persona che era, appunto il suo ruolo nella società. Spiega che secondo lui comunque c'è un motivo, cioè dice tutto questo, il fatto che adesso appunto non si abbia più a cuore la nascita, dice la ragione di queste cose terribili che dico è chiara, un tempo la specie doveva lottare per sopravvivere, quindi le nascite dovevano superare le morti. Oggi invece la specie, se vuole sopravvivere, deve fare in modo che le nascite non superino le morti, che è anche vero, no? Quindi ogni figlio che un tempo nasceva, essendo garanzia di vita, era benedetto. Ogni figlio che invece nasce oggi è un contributo all'autodistruzione dell'umanità e quindi è maledetto. Questo poi è soltanto una, come dire, una sorta di... sta esponendo un dato di fatto poi alla fine, no? È vero anche che in parte questo è così. Dopodiché naturalmente questo lui lo collega a una cosa, ve l'ho detto, che è una cosa, è molto personale questo discorso. Lui dice, stiamo parlando di cose contro natura, stiamo parlando di cose che
impediscono la nascita, eccetera, e lui si ricorda che ovviamente lui da omosessuale viene definito una persona contro natura, è una persona che non garantisce la riproduzione della specie, no? E dice, quindi cita un giurista che aveva collaborato alla stesura del codice Rocco, che difendendo un suo film lo aveva dato del porco ad un altro, no? Ed era stato dichiarato, insomma, in questa diatriba inammissibile il rapporto omosessuale in quanto inutile alla sopravvivenza della specie. E lui dice, ora, queste persone, per essere coerenti, dovrebbero in realtà affermare il contrario. Sarebbe il rapporto eterosessuale a configurarsi come un pericolo per la specie. Se il rapporto eterosessuale tra divorzio, aborto, eccetera, eccetera, può tranquillamente, come dire, non portare alla riproduzione. Ovviamente questa è anche una provocazione, però vi dà la misura del fatto che Pasolini qui, tra l'altro, si trova anche in un periodo della vita molto pesante, perché aveva, anche a livello sentimentale, insomma, aveva subito una delusione, una grande sofferenza, aveva proprio perso le speranze da tanti punti di vista. Si vede nelle opere che sta realizzando in questo periodo, chiaramente non sa dove è petrolio, quindi c'è anche questo aspetto che va considerato, lo sconforto personale. Poi riconduce, quindi collegandosi a questa cosa della diversità, riconduce quindi l'idea dell'aborto al privilegio dato al coito ovviamente eterosessuale, no? L'idea dell'assoluto privilegio della normalità è tanto naturale quanto volgare, addirittura criminale. Naturalmente per lui il concetto di normalità è un concetto omicida, no? Perché il nome della normalità a lui risulta un crimine, la sua stessa esistenza risulta un crimine, allora rovescia la cosa. È criminale invece l'esistenza stessa del concetto di normalità, che poi è quello che porta all'aborto. Tutto vi è precostituito e conformistico e si configura come un diritto. Anche ciò che si oppone a tale diritto, compresa la tragicità e il mistero impliciti nell'atto sessuale, viene assunto conformisticamente. Anche questa è un'altra affermazione che è difficile smentire, cioè quei diritti che oggi, allora, ma oggi naturalmente ancora di più, abbiamo assunto e diamo per scontati, li abbiamo assunti conformisticamente, cioè non fanno parte, di un reale progresso, di una reale riflessione, ma in realtà sono di nuovo una sorta di concessione dall'alto che però, serve ad uno scopo che non è quello della libertà. A tale potere, quindi al potere appunto consumistico, non interessa però una coppia creatrice di prole, proletaria, ma una coppia consumatrice, piccolo borghese. In pectore, esso ha già dunque l'idea della legalizzazione dell'aborto, come aveva già l'idea della ratificazione del divorzio. È questo che sta dicendo Pasolini, cioè non no all'aborto perché Gesù ci ha detto che l'aborto è sbagliato, non no all'aborto perché l'embrione è in realtà un essere umano fatto e finito, queste cose a lui non interessano. No all'aborto perché è uno dei modi con cui il potere si impossessa dei nostri corpi, con cui il potere modifica la società. Secondo lui, ed è una cosa che esprime in tutte le sue opere negli ultimi 10 anni della sua produzione, e in particolare proprio tra il 74 e il 75, dal suo punto di vista, quindi questo potere produce una modifica della società che consiste nell'uccisione della classe proletaria, che era quella classe che portava avanti gli antichi valori, come dire, Pasolini è un assoluto nostalgico appunto del mondo contadino, chiaramente poi visto in un'ottica molto così, cioè idillica, no? Non per niente realistica, e quindi questa società dei consumi che cosa deve fare? Uccidere appunto il proletariato per invece incentivare lo sviluppo di un'altra classe sociale che appunto è quella piccolo borghese che ha come unico obiettivo quello di consumare. Produci, consuma, crepano, per citare un altro grande. E dunque, in quest'ottica, ben si inseriscono l'aborto e chiaramente prima ancora il divorzio. Ripeto, non è che siano per forza parole condivisibili, ma il punto non è questo, cioè il punto è capire che cosa sta dicendo Pasolini. Dice quindi, che secondo lui è sbagliato, cioè dice anziché lottare contro la società che condanna l'aborto repressivamente sul piano dell'aborto, bisogna lottare contro tale società sul piano della causa dell'aborto, cioè sul piano del coito. Che però, badate bene, non vuol dire per Pasolini la gente non deve trombare, perché in realtà fa un discorso anche molto, anche qua lungimirante, e dice c'è da lottare prima di tutto contro la falsa tolleranza del nuovo potere totalitario dei consumi. Proprio perché dal suo punto di vista questa grande libertà sessuale in realtà è poi un'ossessione fatta perché? Perché anche quella ti spinge a consumare di fatto. Distinguendosene con tutta l'indignazione del caso. Quindi questa è la prima cosa, non dobbiamo pensare a lottare contro chi ci vuole impedire l'aborto, ma dobbiamo lottare contro questo potere consumistico.
E poi c'è da imporre alla retroguardia, ancora clerico-fascista, di tale potere tutta una serie di liberalizzazioni reali riguardanti appunto il coito e dunque i suoi effetti. Anticoncezionali, pillole, tecniche amatorie diverse, una moderna moralità dell'onore sessuale, eccetera, eccetera. Cioè lui dice, che qua ovviamente non possiamo pensare di doverlo prendere alla lettera e di dire ah, che bravo Pasolini ha ragione, dobbiamo fare come dice lui, però il suo discorso è questo: l'aborto è così necessario perché in realtà siamo estremamente repressi da un punto di vista sessuale, non godiamo pienamente di tutto ciò che la sessualità ci può offrire, questo potere paradossalmente sembra liberarci ma poi in realtà ci reprime, no? Perché appunto il sesso è ancora un enorme tabù, così come naturalmente lo è anche quindi la contraccezione, eccetera, per cui in realtà la nostra lotta da fare è alla base. Ovviamente noi oggi con la sensibilità del 2022, anche se molti non ci sono ancora arrivati, i poverini sono rimasti anche prima degli anni 70, vabbè, sappiamo che questo pezzo, insomma, del discorso di Pasolini è ovviamente giusto, cioè no, è inutile che facciamo finta di aver liberalizzato la sessualità perché poi nei fatti siamo sempre repressi nello stesso modo, e secondo me questo discorso è molto molto attuale oggi col proliferare di OnlyFans e robe varie, che sembra che siamo tutti sessualmente liberi, in realtà c'è un livello di repressione, di frustrazione sessuale, cioè altissimo, e il discorso è questo, cioè ci sono tante altre cose che ruotano attorno al sesso che ancora però non sono considerate, cioè paradossalmente in questa finta liberalizzazione siamo ancora più repressi perché reprimiamo una parte. Ovviamente questo poi non c'entra niente con l'aborto, no? Perché è chiaro che l'aborto rimane un problema che non ha niente a che fare con tutto questo, ma ripeto, questo è un discorso che Pasolini fa, va contestualizzato nel suo pensiero personale, che è come tutti i pensieri. Qua non lo definisco neanche filosofico, perché ripeto, il fatto che Pasolini fosse un poeta influenza parecchio il suo modo di scrivere e quindi il dipanarsi del suo pensiero, ma in ogni caso è un pensiero, cioè non vedo perché improvvisamente, ripeto, debba essere considerato il vate. E non dimentichiamoci che lui poi questo discorso lo fa per dire che comunque la sessualità diversa viene ostracizzata, cioè viene lasciata indietro, e quindi per lui è ancora più un oltraggio, cioè dice beh allora prima l'omosessualità veniva considerata aberrante perché non produceva prole, non conduceva alla riproduzione, cazzo adesso anche la coppia etero può non riprodursi, quindi no, lasciamo liberi di uccidere tra virgolette, perché poi ovviamente non la penso così, una vita eccetera eccetera, e allora però perché? Dall'altro lato, a questo punto, perché non possiamo equiparare le due cose? La coppia eterosessuale che non produce figli è la coppia omosessuale, il rapporto, il coito senza fecondazione è il rapporto omosessuale, cioè lui si indigna, cioè, c'è palesemente un elemento davvero personale che non è stato assolutamente colto, perché la gente chiaramente è andata fuori di testa, tra i cattolici che sono venuti leggendo questo, ah minchia, il comunista che ci dà ragione, e i comunisti che vabbè ancora più stupidi probabilmente, ah oddio Pasolini reazionario, nessuno ha capito un tubo. Poi ripeto, non è che sia condivisibile questo, non è sicuramente una delle cose più brillanti che Pasolini abbia scritto, ci mancherebbe altro, però vedete com'è complesso, e il punto del suo discorso è sempre che dal suo punto di vista non si sta guardando il vero problema. Lui era ossessionato dal problema della civiltà dei consumi, cioè lui davvero pensava che il consumismo avrebbe ucciso tutto, e non è che avesse torto. Poi forse lui era troppo pessimista e in realtà qualcosa continua a sopravvivere nonostante tutto, non lo so, lo scopriremo, neanche io sarò morta probabilmente quando potremo sapere, vedere gli effetti a lungo termine di tutto questo, però lui aveva veramente questa ossessione, cioè dal suo punto di vista era tutto un perdere tempo, occupandosi di cose che non erano il vero problema e rimanendo tra l'altro impigliati nella trappola, nella rete proprio del potere capitalistico e consumistico che vuole che tu pensi di star progredendo, di stare meglio, quando invece non è vero. Ripeto, un discorso sicuramente pieno di criticità, la cosa del problema delle nascite, cioè è veramente è proprio debolissima, ma proprio anche, cioè, al di là di come uno la può pensare, è veramente un'argomentazione che non sta in piedi, eccetera. Però quando, per me è cruciale questo, cioè il discorso di Pasolini non è condivisibile, no? Abbiamo comunque fatto la nostra battaglia, nostra, mio non c'ero, però insomma la sento mia chiaramente, per ottenere questo diritto sacrosanto che non è comunque garantito ancora, non soltanto dove è illegale, ma nemmeno qui, perché ricordiamoci che è molto difficile accedere all'aborto nonostante teoricamente sia un diritto adesso conquistato.
Quindi è chiaro che questo discorso non sta in piedi, no? Cioè, è un discorso, era già vecchio nel 1975, ma lui lo sapeva che era vecchio. Cioè, Pasolini sapeva di non essere, di non far parte del suo tempo, di essere indietro, di essere ancorato ad un passato che in realtà non era neanche mai esistito, non solo non esisteva più, però aveva il suo sogno, era proprio la sua più grande debolezza questa. Quindi a maggior ragione, proprio per questo, per questa sua grande fragilità, questa sua umanità, mi dà ancora più fastidio che proprio questo testo venga usato così. E infine mi rivolgo a quelli che sono dall'altra parte, alla sinistra, se vogliamo chiamarla così, a quelli che giustamente sono, insomma, sono a favore dell'aborto, e che sentono il bisogno di commentare questo per affibbiare epiteti a Pasolini. A parte che il vostro commento, non è necessario, anche perché non ha nulla di esegetico, cioè, non siete in grado, no, di farlo un commento su questo, ma comunque non c'è bisogno di concordare su tutto. Ok, io amo Pasolini, lo amo con tutto il cuore, questo testo non lo condivido. Riconosco alcuni elementi di grandezza e di vera e propria, cioè profetici, ok? Perché quando parlava di consumismo Pasolini aveva ragione, le ha azzeccate tutte, non ne ha sbagliato una. Ma non concordo ovviamente con il discorso finale, no? Quindi con la posizione che lui ha preso. Non è necessario. Quindi non ce ne frega un cazzo di quello che pensate voi su Pasolini. Cioè, abbiamo altro di cui parlare. Anche qua, le argomentazioni da usare sono altre, non scagliarsi contro l'intellettuale. Morto e sepolto, che tra l'altro su questo... In questo frangente non ha evidentemente avuto nessuna influenza, per fortuna, no? Perché non è stato ascoltato, non è stato ascoltato per l'aborto, di questo siamo grati, non è stato ascoltato per tutto il resto, e forse di questo ci dovremmo dispiacere un po' di più.